Ok ragazzuoli, abbiamo data, cioè sto fomentatissimo, cazzo, ce l'abbiamo, cazzo, il 7 aprile, regà, ci siamo, il 7 aprile uscirà Wastelander, Madonna santa, infatti già si sono risvegliati tutti gli haters, appena si riparla un po' di Fallout 76 mi si riempiono i commenti dei video vecchi, delle persone, ah, mo voi pensate che con 3 NPC in croce diventa un giocone? Ah, regà, non rompete le palle se non vi piace e a voi vi fa schifo, non ci giocate, ma che problema c'è? Cioè, nel senso, mo adesso gli sta rotto il culo perché gli sta a venire un po' la voglia, ma non, assolutamente non compreranno mai Fallout 76 e quindi lo vogliono criticare senza averlo ancora visto. Perché a quanto pare non ci saranno 3 NPC in croce, ragazzi. Non è che lo voglio sempre difendere sto gioco, regà. Io invece diverto, ci ho giocato una cifra. Non lo vedevo così orribile, quindi ci sono. Ci ho un po' rosicato visto che i primi 2 mesi era pieno di bug e tutti ancora hanno visto soltanto quello e tutti parlano senza averlo provato. E quindi un po' mi rode pure sta storia che non c'è la lore. E invece la lore c'è. Perché tutti ora, adesso arriveranno gli NPC. Invece pure quelli che ne parlano positivamente adesso dicono finalmente diventerà un Fallout perché ci saranno gli NPC. Ma non è proprio nella natura di Fallout il fatto che gli NPC siano il 99% di Fallout, perché dire finalmente le storie non saranno tutte legate soltanto a olonastri che non ha senso, perché non hai mai giocato a un Fallout, perché l'80% della lore si scopriva tramite gli olonastri e tramite i terminali da sempre, dai primi Fallout, dal primo Fallout era così. Poi sì, è ovvio che con gli NPC, comunque con gli altri quei personaggi, ci si sono creati, instaurati dei rapporti. Pure davvero a certi ancora gli volevamo bene, cioè chi è? Quanto ci manca Hancock che va in giro e si fa di jet in giro per Boston? Comunque, quello assolutamente. Infatti sono contento perché pure io sono contento che torneranno gli NPC. Però dire che non c'è la lore perché non ci stanno gli NPC non c'ha senso perché è piena zeppa. Infatti andremo a vedere che visto che noi la lore di Fallout 76 la conosciamo, sappiamo anche che potrà arrivare della roba assurda. Perché sto gioco, Fallout 76, è ambientato 170 anni prima di tutti i Fallout. Quindi le possibilità davanti a noi sono infinite. Potrebbe, cioè, possiamo rivivere probabilmente quasi tutta la storia di Fallout, se potrebbe fare, tutta la il periodo delle colonie. Magari incontrare il vagabondo solitario, oppure il Puppet Man, l'uomo che poi è stato chiuso per un anno nel Vault 77 impazzito con una scatola di pupazzi parlante, che poi a quanto pare ci siano anche dei resoconti in Fallout New Vegas, di questo uomo che è uscito e le persone vedevano praticamente che questi pupazzi parlavano davvero, non li vedeva solo lui che parlavano, e uccidevano tutta gente, quindi non si sa se la Voltec aveva creato sti pupazzi assassini. Comunque, vabbè, questa è un'altra storia, però è una figata perché comunque è uscito un anno dopo l'esplosione delle bombe nel 78, noi siamo nel 100, nell'anno 2100, quindi 20 anni, 25 anni dopo, 23 anni dopo la caduta delle bombe. Comunque avevamo soffomentato, regà, con sta storia super horror, però per adesso non si sa niente su questo, sono tutte teorie. Andiamo a vedere quello che sappiamo su questo nuovo DLC che sta arrivando. Ne avevamo già parlato altamente e dettagliatamente nei video precedenti, sia del karma, quindi il sistema di reputazione che avremo in base a come ci comporteremo con le varie fazioni, il sistema di dialogo che è ampliato con tantissime linee di dialogo e i punti special che verranno integrati nei dialoghi. Quindi in base a quanti punti special avremo su carisma o percezione, cambieranno i vari dialoghi. Comunque ne abbiamo parlato più dettagliatamente nei video precedenti, non mi ci voglio perdere. Andiamo a vedere le nuove notizie. Vediamo, vabbè, vediamoci il trailer insieme. Il trailer inizia con la voce del sovrintendente che ci dice che nelle montagne, non so se ne siamo a conoscenza, c'è qualcosa. Noi probabilmente abbiamo già capito che cos'è e lo vedremo più avanti nel video. Comunque una delle cose più importanti è che questi NPC arrivano da dietro le montagne, cioè Washington DC, quindi chissà come sarà la situazione a Washington DC solo 25 anni dopo dalla caduta delle bombe. Sono curiosissimo. Ci saranno anche i cultisti, a quanto pare. Lo sapevamo, ma abbiamo la conferma che torneranno i cultisti. E noi sappiamo che nelle profondità, proprio perché conosciamo la lore, c'è un dio risvegliato dai cultisti. Quindi chissà. Poi c'è anche, vediamo, un'arma nuova e il mega mostrone, il mega centauro Cerbero a tre teste, che è un Wendigo a tre teste colossale che a quanto pare ha seguito i predoni dalla profondità della zona contaminata che immagino sia terrificante.
Comunque abbiamo parlato di Foundation e di Crater, il 7, eccoci qua, il 7 arriverà il 7 aprile. Avevamo parlato di Foundation e di Crater, due insediamenti, le due città piene, a quanto pare piene zeppe di NPC con storie e missioni secondarie. E se volete informazioni su questi due insediamenti trovate un video qui in alto a destra che ne abbiamo parlato approfonditamente nello scorso video. Comunque, sappiamo che sono stati seguiti da Boston, da questo mostro. È terrificante sta cosa. Vediamo una nuova arma, che ci saranno arco, frecce esplosive, e ritorna anche la lancia al plasma da New Vegas, quindi chissà quante armi. E, a quanto pare probabilmente sono sopravvissuti da Boston queste persone perché molto probabilmente lavoravano in una fabbrica sotterranea, perché comunque sembra che loro provengano dalla stessa fabbrica. Si sa sta cosa, non si sa se è sotterranea, comunque probabilmente li ha difesi dal fallout nucleare. Io so di un personaggio molto importante, ma non ve lo voglio spoilerare, so che troveremo qualcuno che stiamo cercando da tanto tempo. Non vi voglio dire chi è, però probabilmente avrete capito. Comunque, ci saranno anche dei pacchetti. Il DLC sarà completamente gratuito per i possessori di Fallout 76. Che vuol dire? Perché tutti mi stanno a chiedere, ho visto pure dai commenti un sacco di gente che diceva: sta cosa non c'ha senso! Che vuol dire che è gratis per chi c'è Fallout 76? Che se non c'è Fallout 76 non ci puoi giocare. Quindi comunque Fallout 76 tu devi comprare, perché è praticamente un nuovo gioco, completamente gratuito, se già hai Fallout 76. Un modo come per dire: ragazzi, il gioco non vi è piaciuto, ci dispiace, noi speravamo vi piacesse. Però per scusarci, ecco un altro gioco. Questo è successo, quindi non è stanno cercando di comprarci, di far vedere che quelli sono complotti. Hanno fatto un gioco che è andato male, che è stato fallimentare, che non è stato apprezzato, che è stato fatto male. E stanno cercando di rimediare, semplicemente. Poi, se uno vuole criticarlo e dire che fa schifo senza provarlo, continui anche a farlo. Liberi di fare quello che volete, ragazzi. Anche se rompe e critica a spada tratta me perché ci gioco e chi ci gioca. Però vabbè, mi sembra un po' assurdo. Ognuno pensi a quello che vuole giocare. Comunque andiamo a vedere questi pacchetti che saranno a pagamento, quindi sarà una delle varie critiche. Allora, i pacchetti saranno divisi in base a, ovviamente saranno pacchetti identici, però cambierà la skin perché ci saranno per i tritoni e per i coloni. Però sarà la stessa tipologia di oggetto. Ci sarà un rimorchio roulotte da giardino, una piccola fioriera che servirà quando non c'è la terra per coltivare nel camp. Il camp da colono, quindi il camp avrà l'aspetto di, diciamo, le skin completamente del camp visivo come quello di Foundation. Le casse d'escorta, comunque con la skin colono. Le bandiere della fazione per far capire con chi sei alleato e quindi far capire con chi vuoi combattere, con chi sei alleato e se sei un rider non ti avvicinare che ti sparo. Probabilmente ci saranno anche NPC che si spostano, quindi fazioni in movimento. Ci sarà un bel po' di roba, ragazzi. Il completo da colono meccanico assumete l'aspetto di un abitante di Foundation, include cappello, il cappello. Quindi sembreremo a tutti gli effetti un NPC. Stessa cosa a un rider, che poi in realtà sembra un mafioso, non so, un mafioso italiano con la scoppola. Il sacco da bottino da colono viaggiatore, che quindi praticamente quando muori cade questa borsa. E lo zaino da provviste, la skin dello zaino, però dovete già avere lo zaino. E la skin, no, è proprio uno zaino. La skin colono vigilante per armatura atomica. Quindi ci saranno probabilmente anche delle persone NPC in armatura atomica che si spostano negli insediamenti in difesa. Stessa cosa per i rider. Oddio, che figata, raga. Speriamo bene. Speriamo, non so come gestiranno la cosa di questi NPC. Magari li potremo attaccare in queste città. Però probabilmente ci saranno dei raid appositi. Non è che potremo attaccare quando ci pare a noi. E in quei momenti saranno killabili. E poi rispawneranno più avanti, magari. Non so. Comunque, raga, le possibilità, come avevamo detto all'inizio, sono infinite. Il fatto è che poi sono state un po' gestite male. Se avessero dato retta alle mie speranze che avevo prima che uscisse il gioco, sarebbe stato proprio così. Perché chi mi segue da quando eravamo 5.000, dicevamo queste cose identiche, come poi alla fine sono uscite. Dovrebbero far così, sarebbe bello se due fazioni di coloni e una di rider allearsi. Tutte cose che avevamo detto, tranne ovviamente
i cultisti, perché è una cosa che non conoscevamo, anzi i cultisti esistevano anche in Fallout 4, ma qui sono diventati parte integrante della storia e, come abbiamo visto noi che conosciamo la lore, abbiamo detto c'è un dio nelle profondità e probabilmente più avanti una delle missioni sarà per i Raider e per i Predoni conquistare il Vault 79, mentre probabilmente, secondo me, per i cultisti sarà iniziare a portare sangue a questa divinità per risvegliarla, una specie di Cthulhu. E magari in futuro proprio ridargli vita. È un bestione alto 6 metri, sdraiato nelle profondità, con tutti i cadaveri intorno. Comunque la lore in Fallout 76 è tutta così, note, olonastri, racconti. Però il doppiaggio, ragazzi, vi giuro, è fatto benissimo, cinematografico. Anche se è un audio, molto spesso è veramente immersivo. Poi non so, sarò io... A me piace molto. E quindi penso che anche questi NPC si saranno impegnati molto nel doppiaggio, come hanno fatto nel resto del gioco, che vi giuro era uno dei doppiaggi più belli del 2018, calcolando che non c'era un NPC, è stato strano. Comunque, con questo, ragazzi, penso di avervi detto tutto, spero di avervi aggiornato bene, di non essermi scordato nulla. E vi ho detto già, ci saranno forse dei piccoli cambiamenti della storia principale, e anche in quella base c'è chi sta dicendo probabilmente gli NPC staranno anche nella storia principale, non solo in Wastelander. Io non credo, ragazzi, perché hanno detto gli NPC ritornano dopo 2 anni dall'apertura del Vault, quindi la vedo dura che ci siano NPC anche nella storia principale. Penso che sia più un po' più collegato probabilmente a quello che dicevo io, a delle forse rivisitazioni delle storie vecchie, storie principali dei vecchi Fallout. Non lo so, è un po' visionaria e folle come cosa, ma cioè, spero un po'. Speriamo sia così. Comunque probabilmente ci saranno solo dei piccoli cambiamenti della storia principale, oltre la nuova storia che è Wastelander, ma saranno divise a quanto pare. E molto probabilmente. Comunque vabbè, adesso a questo punto penso di avervi veramente detto tutto. Vi ringrazio, ragazzi, per l'attenzione. Vi ricordo di seguirmi su Twitch, dove vi aggiorno molto più rapidamente. Infatti probabilmente chi mi segue su Twitch già sa tutto. Quindi ragazzi, seguitemi su Instagram e Twitch, non vi costa niente, il link è in descrizione. E vi ringrazio per l'attenzione, ragazzi, e ci vediamo alla prossima. Fatto pure rima, dai, bella, ragazzi. Ciao ragazzi.